sport2win.com, 4 anni di attività come se fosse un quadriennio olimpico. Sergio Benzio, un progetto che è partito da lontano, questa sera è arrivato un po' all'epilogo. Sì, questa sera tiriamo un po' le somme di questi 4 anni, la somma di questi 4 anni di lavoro. È un po' un grosso passo avanti per questo ideale che abbiamo di creare un gruppo di sportivi veri che professa lo sport vero, lo sport pulito e insomma una community appassionata di sport che lavora per atleti professionisti, per atleti amatori a tutti i livelli. Qual è il ruolo del preparatore nello sport moderno? Ecco, questa è una bella domanda opportuna e molto inerente alla questione di questa sera, perché è proprio lì che sta tutto il fulcro. Il preparatore è un ruolo fondamentale perché comunque si occupa di persone, le persone, modifica le persone con l'allenamento, e quindi è un ruolo di grande responsabilità che necessita di un'etica enorme, cosa che negli ultimi 2 decenni si è un po' persa a fronte di scorciatoie più o meno chimiche, più o meno lecite. Diciamo. Una bella sfida questa. Ma più che altro, più che una sfida, è un ritorno a quello che dovrebbe essere sempre dovuto essere. È una persona competente che si occupa di persone che praticano attività, che condivide con loro le sensazioni, che condivide con loro le conoscenze, che li rende partecipi, che educa l'atleta, perché l'allenamento è un processo educativo ed è bidirezionale, quindi l'allenatore impara dall'atleta e l'atleta impara dall'allenatore. È necessario riprendere in mano questa situazione, perché sennò ricadiamo in questo continuo, è un loop che rientra sempre nella stessa questione. Gli ultimi accadimenti ne sono esempio, il caso Schwarzer, adesso questo gran parlare del caso Armstrong e tutti questi ultimi accadimenti.